Costa d'Avorio, Camerun 5, Costa d'Avorio, anzi Camerun 6, rettifico, Costa d'Avorio 1. Quello che hai detto penso che sarà abbastanza esaustivo, dico, non c'è niente da dire. 6-2, risultato abbastanza giusto per quanto si è visto in campo, una squadra nettamente più forte e un'altra che si arrangiava. Abbiamo fatto, l'importante è che ci siamo divertiti come sempre. È vero, e no, dopo queste belle parole di Piero Carlo, mi è piaciuta questa espressione. Il divertimento è al Tremonti Football Club, non c'è solo competizione. Io già ecco, l'ho detto, dico, veniamo per divertirci. Io vinco quando mi diverto. Sono contento e veramente orgoglioso di questa frase. Complimenti a Piero Carlo, complimenti alla Costa d'Avorio, anche se ho perso. Complimenti a tutti. Alla prossima, dalla Tremonti TV è tutto. Arrivederci a tutti. Buonasera e benvenuti alla seconda puntata del Tremonti TG, programma d'approfondimento sportivo del Mondiale di Calcio a 7 disputato al Tremonti Football Club. Con noi per approfondire Claudio Costanzo. Al commento tecnico invece Davide Sottile. Abbiamo aperto subito il nostro TG con l'intervista al bomber della Costa d'Avorio, Piero Carlo, che ha voluto sottolineare quanto importante sia il divertimento prima di tutto qui a Tremonti. Dopo queste prime due giornate dei mondiali 2014 di calcio a 7, entriamo in una fase molto concitata della manifestazione, quasi fondamentale, perché abbiamo cominciato a conoscere le compagini, i giocatori e a capire qual è la vera accreditata alla vittoria finale del 29 luglio qui a Tremonti. Sì Claudio, siamo riusciti a vedere questa seconda giornata squadre di tutti i tipi. Abbiamo visto corazzate, squadre incapaci di perdere, abbiamo visto squadre molto organizzate che hanno lasciato qualche punto soltanto per colpa della sfortuna, poi abbiamo visto anche squadre meno organizzate rispetto alle altre. Andiamo però ora in campo direttamente dai top player di queste squadre a capire quali sono i segreti che le porteranno fino in fondo a questa manifestazione. Professore, a te la linea. Sulle telecamere della Tremonti TV, Marco Paludetti del Camerun. Camerun 2, questo Camerun. Che cosa fa la squadra, questo insieme di giocatori? Che cosa fa? Penso che la nostra forza sia il fatto che abbiamo più o meno tutti la stessa idea di gioco, abbiamo lo stesso modo di giocare, cerchiamo di giocare palla a terra, verticalizzando, cercando sempre il compagno, senza troppi individualismi, e forse questa è la nostra arma migliore, il nostro gioco di squadra. Ringraziamo Marco Paludetti. Grazie dal Tremonti Football Club. La linea allo la vostra squadra è più grintosa o più tecnica? No, tutte e due, una via tutte di mezzo, sia grintosa che tecnica. Il tuo segreto nei calci da fermo per calciare così bene e fare così, come dici, delle poesie in queste punizioni? Come sei stato definito in cabina di regia, il poeta. Il poeta di quest'oggi. Un tuo segreto, un tuo aggettivo, come definiresti la partita di oggi da parte tua? Dico, il segreto non si può dire, se no i portieri poi sono avvantaggiati. Vabbè, da Ivan Cordime è tutto, lo ringraziamo. La linea va al Tremonti Football Club. Qual è l'arma in più dell'Olanda in confronto alle altre squadre in questo mondiale 2014? Andrea Paradì, Antonio Cannavo, senza ombra di dubbio. Grazie. Attenzione, sviolinata di Alessandro. Ma l'impegno di Michele Alessandro non passa inosservato. Ma Michele Alessandro, una domanda: ma come mai quando giochi a pallone in mezzo al campo ti chiamano Pitbull? Non lo so, mi era uscito quando rientra Molonia. E quando rientra Molonia tremate per le vostre, per i vostri posti. È difficile per Cannavo trovare un posto titolare. Molonia è guarda qui in mezzo. Grazie. Va bene, alla prossima. Grazie. Siamo qui il bomber Peppe Briguglio, che questa sera ha fatto una prestazione a dir poco egregia. Cos'è secondo te l'arma in più della Croazia in confronto ad altre formazioni, diciamo così, minori di questo mondiale 2014? E corriamo tutti, bene o male la palla la sappiamo giocare tutti abbastanza bene, tecnicamente non siamo male. Ecco, hai detto poco fa che vi state amalgamando come squadra, ma avete un gioco più tecnico, più grintoso, più diciamo così, più di un tutt'uno? Io direi che siamo abbastanza grintosi, magari sopperiamo un po' con la tecnica, però con la grinta ci siamo, soprattutto a centrocampo, visto che
andiamo molto, molto bene a quanto serve l'avversario. Va bene, ringraziamo Peppe Briguglio, la linea Valtre, Monti Football Club, Danilo Filetti e tutto, arrivederci. Che giocatori, che attaccanti qui a Tremonti, siamo entrati in campo col nostro profeta per carpire i segreti delle squadre che fin qui hanno forse più convinto, a partire dal Camerun di Bomber Paludetti, passando per il Messico del poeta, come è stato chiamato, Ivan Cordima, fino ad arrivare ai ragazzi della corazzata dell'Olanda, niente poco di meno che Antonio Cannavò e Michelino Alessandro ai nostri microfoni, terminando con quella che è la sorpresa più lieta di questa manifestazione, la Croazia del bomber Pepo Briguglio. Poi abbiamo anche un siparietto divertente da farvi vedere, che è un ring a distanza tra il portiere della Croazia e Alessandro Urbino, capitano della Germania. Un siparietto divertente, provocazione di Martorana, risposta di Alessandro Urbino. La tensione sale, si sente il clima di tensione. Allora, professore. Monti Football Club Mondiale 2014 di calcio a 7, Croazia-Germania. Croazia che si trova sotto con la Germania per 1-0, poi incredibile ricavolgimento di fronte e Croazia 2, Germania 1, fine primo tempo. Siamo con l'estremo difensore Martorana della Croazia. Un giudizio tuo su questo primo tempo? Beh, siamo superiori, purtroppo per gli avversari si vede subito che non c'è partita come tecnica di gioco, è proprio palle giocate. Purtroppo noi abbiamo preso il primo gol su un tiro deviato, proprio non ci siamo arrivati per un pelo, e poi abbiamo fatto la partita noi, quindi diciamo che il risultato è meritato. Va bene, ok, da Marco Martorano è tutto, alla prossima, ciao. Tremonti Football Club Mondiale 2014. Intervista esclusiva di Davide Poncio Sottile ad Alessandro Urbino. Alessandro, ottimo primo tempo, qualche problemino all'inizio del primo tempo, ma poi siete riusciti a mettervi in campo benissimo, ho notato, splendide le ripartenze. Le tue impressioni? Volevo dire una cosa a proposito della scorsa partita, al portiere della Croazia sicuramente lui ripete, se giochiamo in questa maniera senza che ci nervosiamo, partita non ce n'è, no che non ce n'è per noi, non ce n'è per loro. Tanto risponde alle provocazioni, straordinario, carisma. Parliamo di questo primo tempo, fuori dal campo. Parliamo di questo primo tempo. Ce la possiamo giocare. Ci crediamo anche noi. In bocca al lupo. Da Alessandro Urbino è tutto, Davide Sottile ridà la linea allo studio, al Tremonti Football Club. Abbiamo visto questo siparietto divertente tra Martorana e Urbino, portiere della Croazia e capitano della Germania. Non se le sono mandate di certo a dire questi due elementi carismatici. Questo è quello che ci piace vedere, la sfida sana. Siparietto divertente, ma continuiamo con il nostro Tremonti TG. Vi invitiamo a visionare la nostra pagina Facebook Tremonti Football Club, campi di calcio a 5 e calcio a 7, dove sarà ora disponibile il tabellone delle fasi finali di questi mondiali 2014 di calcio a 7, che prevedono già dei possibili accoppiamenti bollenti, ma non vi vogliamo anticipare niente. Invitiamo inoltre anche a restare sempre aggiornati grazie alla nostra piattaforma online www.tremontifc.it, dove potete trovare risultati, classifiche, video, foto delle vostre partite, e chi più ne ha più ne metta. E ora non resta che dare appuntamento alla prossima puntata, alla terza del Tremonti TG, con lasciandoci come al solito con la nostra chicca del Tremonti TG, con i best skills di questa seconda fantastica giornata dei mondiali 2014. Da Claudio Costanzo e Davide Sottile è tutto, ciao, alla prossima. Mamma mia, escono con eleganza, pallone largo, zona tiro, prova il destro deviare, niente, che battuto Paludetti lì sotto porta, palo, occhio, grande giocata. Best skill.